Un corteo silenzioso, capeggiato dagli amministratori dei centri ionici, ha attraversato lunedì sera le vie di Scanzano Ionico, in segno di reazione civile e democratica al gesto di criminalità che ha coinvolto un dirigente del comune, l'architetto Marcello Iannuzziello, la cui automobile è stata incendiata alcuni giorni fa di pomeriggio e in pieno centro. Si tratta solo dell'ultimo episodio in ordine di tempo, gesti che turbano la tranquillità della cittadina ionica. Per questo l'intero consiglio comunale, la parrocchia e diverse associazioni del territorio hanno voluto dare un segnale forte per ribadire il rispetto delle regole civili e la ferma condanna di qualsiasi atto violento o intimidatorio che possa angustiare le sicurezze dei cittadini, così come ha spiegato ai nostri microfoni il parroco Don Antonio Polidoro. Era giusto questa sera fare una manifestazione per dire non siamo un paese omertoso. Certo, sono degli episodi ripetuti che ci fanno capire, almeno a mio avviso, che non sono degli episodi e non bisogna minimizzare, ma c'è una strategia dietro di una criminalità che vuole mettere un gioco a questa comunità, ovviamente un gioco deleterio per non farla crescere, per non farla sviluppare. Ecco allora l'importanza della manifestazione di questa sera di dire no, e poi dovremmo continuare ognuno per suo conto ogni giorno nel bene, ogni giorno facendo bene, quindi ogni giorno facendo il proprio dovere, altrimenti rimane una manifestazione come le altre. Soprattutto i giovani, lì dobbiamo fare educazione, formazione, perché i giovani che non riescono a trovare lavoro possono sentire queste sirene di facili guadagni attraverso lo spaccio degli stupefacenti. Dobbiamo come parrocchia soprattutto fare la scelta degli umili, dei poveri, perché dove c'è la povertà lì si annida la delinquenza. Ecco, e allora io penso che come parrocchia dovremmo impegnarci a tradurre nella vita di ogni giorno il Vangelo. Al corteo che ha preso il via da Piazza Aldo Moro erano presenti tutti i consiglieri comunali dei diversi gruppi di Scanzano Ionico. Il sindaco Raffaello Ripoli ha voluto rispondere alle polemiche sollevatesi nei giorni scorsi. Siamo qui stasera proprio per evitare strumentalizzazioni, per evitare che i toni siano sempre esasperati. Purtroppo questo invito non è stato colto. Da persone intelligente ritengo che non sia neanche necessario, voglio dire, replicare a queste affermazioni. Posso soltanto darvi un dato. L'architetto Iannuzziello, che stasera non è potuto essere presente perché aveva la febbre alta all'ora di pranzo, tant'è che è andato via anche un po' prima, però ci tengo a sottolineare che mi ha chiamato per dirmi lui, e questo è mortificante, voglio dire, perché dovrebbe essere lui ad essere sostenuto in questo momento, ma mi ha chiamato per esprimere lui solidarietà a me e per dissociarsi assolutamente da queste affermazioni, ripeto, del tutto fuori luogo.